La magia non è solo una serie di tecniche e di metodi, la magia è cultura. In questa serie di video andremo a dare uno sguardo più approfondito a questa meravigliosa arte. Venite con me. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video dedicato alla cultura magica. Oggi ho qui Marco Aimone. Ciao a tutti. Presidente del club Amici della Magia di Torino. E parleremo dello studio della magia. Quindi a te la parola. Oh, bene. È un argomento complicato, ci sono molte scuole di pensiero sul tema. Questa è la mia opinione, che è frutto della mia esperienza anche nell'insegnamento al circolo a Torino. Secondo me bisogna cominciare dal capire chi siamo e che cosa vogliamo comunicare con la magia. Faccio un esempio, prendiamo la metafora del calcio. Tutti giocano a pallone, ma il portiere ha un allenamento diverso dal centrovanti, dal difensore, quindi ci sono delle tecniche di allenamento diverse a seconda di quello che si vuole scegliere e qual è il nostro personaggio. Faccio un esempio chiaro così mi spiego meglio. Se fate il mentalista dovrete leggere libri che parlano di psicologia, libri che parlano di paranormale, informarvi su quella letteratura, avere un linguaggio che sia adatto a quel tipo di magia. Se fate la magia da scena non vi serve studiare in una prima fase e curare la dizione, ma vi conviene studiare il teatro fisico e la mimica. Quindi questo è il primo step che dobbiamo capire, è chi siamo e che cosa vogliamo comunicare con la magia. Nella seconda fase entriamo nel meccanismo dell'allenamento. E sempre usando il calcio come metafora, tutti piace andare a fare allenamento, fare la partitella, però non è sufficiente palleggiare. Quando palleggiare mi riferisco a fare il pass, a fare queste cose qui, perché la magia, come spesso diciamo, è comunicazione, è relazione, e quindi dobbiamo fare delle cose che ci piacciono un po' meno, come andare in palestra, andare a correre, e quindi nello specifico utilizzare tutte le strategie di allenamento che ci portano a migliorare il nostro livello tecnico. Sicuramente noi non miglioreremo attraverso un pass, non miglioreremo attraverso un mazzo di carte nuovo, miglioreremo con la pratica, con l'allenamento. Ad esempio c'era un mago americano, Williamson, che raccontava che David Williamson, un grande mago comico, comedian, famoso in America, che lui raccontava che si allenava mettendo i pupazzi in camera e parlando ai vari pupazzi, quindi abituandosi a parlare nell'occhio con questo, con questo, con questo. Senza perdere mai di vista. Infatti parlavamo prima di questo libro bellissimo, che è I 5 punti della magia, scritto da grande Juan Tamariz, che appunto spiega quali sono i fili della comunicazione e della relazione, e attraverso i 5 sensi. Ecco, io ho tantissimi ragazzi, ragazzini, bambini e anche adulti che vogliono intraprendere questo percorso della magia. La cosa ideale per imparare la magia al meglio? Sicuramente ci sono più strumenti giorno d'oggi. Da una parte c'è i libri che sono utili, che vanno visti, e così anche i video e i tutorial, purché siano fatti di qualità, dettagliati. Sì, e che ci sia dietro un produttore. In un libro c'è sempre una casa editrice che decide di dare a te o a me o a un altro di scrivere un libro, e quindi garantisce che ci sia una qualità dietro. Spesso in rete si vedono i tutorial fatti veramente male, anche solo l'inquadratura, sono in piedi, non si vede il volto, si vede il mazzo in primo piano e poi si vede la parte come quello che faccio io. E purtroppo però quello che si comunica manca tutto il resto. Capisco che sia complicato fare un'inquadratura con più camere e il montaggio, però ricordiamoci sempre che dall'altra parte ci sono delle persone che vedono vogliono imparare in modo corretto. Sì, perché sennò si rischia di insegnare in un modo, in un modo sbagliato. Ci deve prendere la responsabilità di questo. Adesso io ti mostrerò un gioco che è un gioco di repertorio che ho scelto perché
c'erano tante apparizioni di carte che mettendole in questa sequenza non le avrei dimenticate. Ah, perfetto, no? Sì. E quindi in qualche modo mantengo vivo attraverso un gioco una serie di effetti, e dimostro anche a casa, no, che so tenere le carte in mano, che non sono solo qui a parlare, okay, no, di un argomento così dedicato. Perfetto. Quindi, se sei d'accordo, vai, sì, io ti osservo. Ti perfetto. Osservo. È la mia volta. Dai, mescola le carte, per favore, e per favore controlla questo astuccio, che non ci siano botole, specchi, calamite, niente all'interno. Fantastico. Voilà. Lo appoggiamo qua. Scegli un seme, cuori, quadri, fiori, picche. Cosa fiori, fiori, quello è il mio preferito. Fiori. Sì. Prendiamo le carte di fiori, dall'1 al 10, e poi vi spiegherò il perché. Abbiamo il 10, il 9, l'8, il 7, il 6, il 5, 4, 3, 2 e asso, e non ci sono altre carte di fiori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Io nel mondo della magia sono uno che conta. Vabbè, a parte sta cavolata qua detta così, guarda, sono 10 carte di fiori. Nel gioco del poker, se c'è un baro al tavolo verde e ha 2-10 in mano, cerca il terzo 10 per avere un tris. Normalmente il baro vince con un tris, non con un poker, non con una scala reale, perché attirerebbe troppo l'attenzione su di sé e poi perché ci impiegherebbe troppo tempo a cercare due carte invece di una. Io questa sera per voi voglio controllare non una, non due, non tre, ma 10 carte. Attenzione! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, che vado a mescolare prima bene così nelle mie mani e poi a piccoli gruppetti, in modo che le carte si mescolino bene nel mazzo, e poi li mescoliamo come li mescolano nei casino americani. Tagliamo il mazzo di carte. L'asso è sempre a faccia in alto nel mazzo, ok? Il 2 sono due tagli, 1 e 2, e si volta a faccia in alto. Il 3, tre tagli, 1, 2, 3, e un piccolo colpetto e arriva anche il 3 di fiori. Il 4 è solo l'ombra della mano, così, sulle carte in questo modo, e si volta a faccia in alto. Figo. Il 5 per me è più difficile, perché devi prendere le carte così, a forchetta, e infilarle nel mazzo in questo modo, esattamente nel punto dove presumi ci sia il 5. Se c'è un'altra carta non funziona. Il 6 lavora il diaframma, questa parte. Devi dare un piccolo colpetto così, e butti giù l'astuccio. La difficoltà non è centrare l'astuccio, ma infilare dentro il 7. L'8 è altra scuola acrobatica. È un salto mortale del mazzo, e non mio. No, ci mancherebbe. Così, bene dentro. 1, 2, hopla! 3, e arriva l'8. Figata. Il 9, molto difficile. A mo' di sandwich. Arriverà qui, in mezzo. Troppo veloce, lo rifaccio alla moviola. Al rallentatore, il 6 e l'8 fanno questo. Al rallentatore. Si aprono in questo modo. Il mazzo di carte fa questo. E prende al volo il 10. Bellissimo! No. E nel mazzo di carte, vedi, non ci sono più altre carte di fiori se non il Jack, sì, la donna. Ed il re. Nei casinò americani non ti lasciano mescolare le carte in questo modo, perché chi le mescola le vede, neanche nel miscuglio all'americana, perché chi mescola vede passare le carte. L'unico miscuglio consentito si chiama running cut, guarda come ho pronunciato bene, running cut. Si taglia il mazzo di carte così, e in questo modo è impossibile tagliare al fante, alla donna. Bellissimo, bravo. Grazie. Bravo. Hai visto il gioco, come diciamo prima, no? Sì, era sì, un pretesto, no, per allenarsi, no? O per mantenere delle tecniche, no? Che, ecco, se le persone volessero imparare queste tecniche. Ma noi a Torino abbiamo un circolo, sì, una scuola, no? Che insegna, no? Poi ci sarà Pino Rolle, che è uno dei maestri della cartomagia, dove tiene un corso con... E comunque per fare queste tecniche ci vuole dell'allenamento, della costanza, sì, dedizione. Sì, però quello che vorrei che fosse chiaro, che l'aspetto tecnico è importante,
fondamentale. Ma non è tutto. Ma è una piccola parte. Perfetto. Nel mondo della vita del prestigiatore. Cioè l'illusionista è fatto di cultura, è fatto di tanti aspetti che sommati assieme poi fanno questo, no? Questo è la cosa importante del messaggio che deve, mm-hmm. che deve passare, che è un aspetto culturale importante l'illusionismo, mm-hmm. non è fare un giochino. Quindi l'ideale per questi ragazzi che vorrebbero imparare, che vogliono imparare la magia, ecco, quali sono i testi più adatti? Quelli più, come si può dire, più che ti possono costruire al meglio. Io credo che se uno in una città ha un circolo magico, male non fa frequentarlo. Poi, fortunatamente adesso in italiano c'è una grande letteratura, da una parte c'è Flavio Desideri con La Porta Magica, Florence Hart che ha tradotto grandissimi libri, testi di Carl Collage, cioè, ad esempio, oppure per quanto riguarda i video, K52, no? Perché? Perché K52, come Florence Hart, come Desiderio, come altri produttori di libri, sono editori, quindi a monte selezionano l'artista che deve insegnare e quindi si assumono una responsabilità anche culturale, no? In fondo noi oggi siamo qui per questo, per cercare di far arrivare a casa un messaggio culturale della magia, che va al di là del gioco, dell'effetto, ma ci vuol portare in un'altra dimensione, in un piano artistico, no? Perché noi dobbiamo ambire a questo aspetto. Quindi, all'aspetto artistico, ragazzi, culturale. La tecnica non è tutto, ma per essere un prestigiatore al completo, la formula migliore è quella di, come si può dire, una formula esatta non c'è, perché sennò saremmo tutti grandi artisti, però in comune, se uno va a vedere la storia degli artisti che hanno avuto più successo, sono quelli che sono riusciti a comunicare meglio le proprie idee. Magari non facevano il pass migliore, non facevano il second deal migliore, ma erano dei grandi artisti. Quindi, che dire? Studiate, ma soprattutto studiate, studiate e studiate. Perfetto, quindi ragazzi, ringrazio Marco per averci dato la sua disponibilità, ringrazio K52, vi voglio bene, il segreto è quello di assimilare il più possibile. Ciao ragazzi, voglio bene. Ciao a tutti. Ciao.